Ed eccoci pronti, 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 pronti per parlare ancora del Festival di Sanremo e lo facciamo con un ragazzo che a me ha fatto sempre gran simpatia, oltre alla sua bravura, oltre che ha fatto chiasso in tutti i sensi e da lì è partito, diciamo, tutto, ma sono contenta di vederlo sul palco del Festival di Sanremo con torno a te, Random, ai nostri microfoni, ciao, distrutto praticamente, stanco. Ciao, 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 ciao. Stanco, ma teniamo botta, siamo felici, abbiamo voluto questa cosa e quindi la portiamo avanti fino alla fine, senza lamentarci. Ecco, bravo, esatto. Mi piace quello che hai detto perché in effetti poi gli artisti, e soprattutto nel tuo caso, ti trovi in un palco molto importante come Big, tra l'altro. Ma come è avvenuto il tuo? Cioè, ti aspettavi di ritrovarti tra i Big del Festival di Sanremo? Appena te l'hanno detto, qual è stata la prima cosa che hai pensato? Guarda, assolutamente non me l'aspettavo e ho pensato veramente Dio, grazie, perché wow, in così poco tempo è una cosa allucinante, incredibile, e ancora strizzo gli occhi la mattina per realizzare se tutto questo è vero davvero. Chi è stata la prima persona che hai chiamato subito dopo la prima esibizione del palco dell'Ariston? Prima persona che ho chiamato subito la mia vocal coach per chiedergli com'era andata, perché ho deciso che non mi riguarderò nessuna delle mie performance, proprio per stare tranquillo. Sì, prima persona che ho chiamato è stata lei. E che ti ha detto? Oh, bravo, bravissimo, sei stato molto emozionante, sei arrivato, qualche imprecisione, ma sei stato bravissimo. Torno a te questa voglia proprio di tornare a riavere anche le piccole cose che un po' ci mancano, come si vede anche nel video ufficiale del brano che ho visto, che è veramente molto intenso. Ci sono tante cose che racchiudono quello che in effetti ci manca adesso, no? Grazie, è proprio il messaggio che volevo dare in questo pezzo, effettivamente nulla è scontato, spero che davvero tutti quanti dopo questo periodo buio possiamo tornare a goderci appieno quella che è la vita, senza veramente dare nulla per scontato, perché nulla è effettivamente scontato. Una botta rock anche con i The Colors, devo dire che c'è stato un impatto fighissimo, bellissimo e pieno, pieno, pieno di energia, quindi anche per questo Grazie. è stato veramente molto bello. Ma nella vita di tutti i giorni, tu canti spesso dell'amore in un certo modo, qual è la cosa che Certo. ti emoziona di più e che ti piace di più? Penso proprio a questa musica che mi ha salvato e mi ha veramente dato tanto onore e mi sta facendo avere tante soddisfazioni. Io da piccolo non ero uno tanto bravo a scuola, era un po' quello che i prof prendevano di mira, diciamo, te non arriverai da nessuna parte, di qua, di là, classiche cose, no? Da professore che ti prende di mira perché hai tanta personalità. Io ho sempre avuto tanta personalità, e senz'altro veramente la musica, perché mi ha permesso di avere tutto questo. E sicuramente di dare le tue risposte, perché se uno ti diceva non voglio fa non farai mai niente, poi tu ti trovi così giovane su un palco così importante, con tutto quello che stai facendo, questa è la migliore risposta, ritengo. Assolutamente, non c'è bisogno neanche che la dia io la risposta, perché poi la mia testimonianza parla per me. Cosa ci sarà adesso, dopo il Festival di Sanremo? Torno a te, Random, un progetto. Assolutamente, dopo il festival ci sarà la vera gara, ovvero quella con la vita. Sarò fuori il 2 aprile con un disco, si chiama Nuvole, è un disco a cui tengo tanto, è il mio terzo disco. Però me lo sto vivendo come se fosse il primo, perché ho veramente sperimentato tanto. È un disco innovativo, pieno di emozioni, pieno di sonorità diverse. Secondo me è veramente un disco particolare, molto bello. Ci sono anche collaborazioni all'interno? Assolutamente sì, ho collaborato con questa volta ho lasciato stare proprio la parte marketing e ho deciso di collaborare con persone con cui ho un bel rapporto. Tutti artisti rinomati, importanti, ma con cui ho un rapporto, con cui ho potuto vivere la musica davvero. Io ti ringrazio tantissimo, Random, per essere stato con me. Incrociamo le dita, aspettiamo anche quest'album, aspettiamo i live, i concerti, lo dico sempre a tutti perché è la cosa più importante e più bella in assoluto. Grazie, 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 grazie veramente di cuore. Spero di sentirci presto. Grazie mille, Random, ai nostri microfoni e speriamo di ospitarti molto presto anche in studio in Sicilia. Yeah! Assolutamente sì. Alla prossima. Ciao.